Monte Orfano si trova ad una decina di chilometri a sud del lago di Iseo, delimita il margine sud-occidentale della zona denominata Francia Corta, caratterizzata da colline moreniche coltivate a prevalenza da vigneti. Si erge isolato nella pianura padana settentrionale, da qui il suo nome, censito in un documento del 795 d.C. e, a conferma, come si legge nella grande illustrazione del Lombardo Veneto di Cesare Cantù. È uno dei più dilettevoli e insieme curiosi monti. Viene detto orfano perché, senza attaccarsi ad altro, sorge all'altezza di 460 metri, isolato fra la gran pianura in cui muoiono le colline della Francia Corta che si stende fino all'Appennino. Il Monte Orfano. È costituito da un'unica stretta dorsale ad andamento ondulatorio, allungata per 4,8 km da nord-ovest, con quota di 452 metri sopra l'abitato di colonie a sud-est, con quota 260 metri nel convento dell'Annunciata di Rovato. Percorrendo il crinale, mai monotono essendo caratterizzato da brevi saliscendi su cime secondarie. Non si ha la sensazione di camminare su di una collina, poiché i versanti ripidi, con pendenze fino al 70%, e la vista che può spaziare in lontananza, danno l'illusione di un dislivello maggiore. Amministrativamente rientra nei territori comunali di Coccaglio, Cologne, Erbusco e Rovato. Questi comuni hanno stretto un sodalizio trentennale al fine di gestire e valorizzare il monte come se fossero un unico ente. In questo patto viene dato particolare risalto al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni territoriali nei processi decisionali della gestione e tutela del monte. Nel sito dedicato sono presenti tutte le informazioni del sodalizio, ricerche scientifiche, mappa interattiva dei sentieri e iniziative dedicate. L'origine della catena alpina, detta orogenesi, è dovuta all'impatto iniziato circa 80 milioni di anni fa della placca continentale africana con la placca euroasiatica. Questa collisione, in atto ancora oggi e causa dei terremoti che colpiscono la nostra penisola, ha innalzato e corrugato i rilievi delle nostre montagne giacenti una volta sotto il mare dell'Attidide. Durante l'età terziaria e più precisamente nel miocene medio inferiore, circa 20 milioni di anni fa, il mare ricopriva tutta l'area padana e lambiva i rilievi prealpini della catena alpina che andava innalzandosi. Il clima era di tipo tropicale con circolazioni di grandi masse di acqua nella stagione delle piogge, con marcata alterazione meteorica delle rocce. Nella zona orientale della Francia Corta era presente un grosso delta marino dove sfociavano torrenti di valli ormai scomparse con andamento nord-sud. Per un lungo periodo di tempo, forse anche milioni di anni, i torrenti che confluivano nel mare trasportavano e depositavano detriti costituiti da ciottoli, ghiaie e sabbie. Nel corso del tempo questi depositi si consolidarono a creare una nuova formazione rocciosa e, Verso la fine del Miocene e Pleocene, sempre per forze di spinta tettoniche, si innalzarono, dando origine al Monte Orfano, costituito da una roccia sedimentaria a cui dà il nome di conglomerato del Monte Orfano. Questa roccia è caratterizzata dalla presenza di ciottoli di varia grandezza, cementati fra di loro, per lo più di origine calcarea, e arrotondati durante il trasporto fluviale e per questo chiamati pudding dalla grande illustrazione del Lombardo Veneto di Cesare Cantù è di terreno calcareo ma tutto sovvertito in modo che avendo avuto occasione di smuovervi terreno molto a fondo vi trovammo con moltissime lumache fluviatili anche fossili d'antichissima formazione sin una monite a una testa di sauroide I conglomerati sono intercalati da alcuni livelli di calcarenite fortemente cementata, a più rari livelli marnosi e arenacei frutti di depositi di sabbie e limi. Lo spessore della formazione del conglomerato di Monte Orfano è stimato intorno agli 800 metri ed è in ordine cronologico una delle più recenti della pianura padana. Affioramenti di conglomerati coevi a quello del nostro monte sono quelli del colle di sale di Gussago e della Badia. Per lo più, il substrato roccioso è coperto da terra di colore rossastro, formatosi dal disfacimento delle rocce calcaree in epoche di clima tropicale. Durante il Pleistocene, contemporaneamente alla lenta regressione marina, ci fu un'imponente opera di alluvionamento della pianura, Dovuta all'azione dei fiumi e dei ghiacciai. Infatti, nel quaternario si ebbero numerose fasi di raffreddamento del clima, che portarono a delle glaciazioni alternate a fasi interglaciali. Durante queste glaciazioni, scendeva nella valle dell'Oglio un ghiacciaio enorme, che raggiungeva spessori anche notevoli. Infatti, all'altezza di Pisogne raggiungeva nella massima fase i 1200 metri sopra il livello del mare. Questo fiume di ghiaccio, che si muoveva di circa un metro al giorno, erodendo, scavando e trasportando detriti, modellò le valli per come le vediamo tutt'oggi. Contribuì a scavare la conca del lago di Diseo fino a lambire il Monte Orfano, sul versante nord. Infatti, qui, ad altezza di 250 metri, depose dei massi erratici di rocce alpine provenienti da 100 km di distanza. Le più evidenti testimonianze dell'attività di escavazione glaciale sono il succedersi delle colline fracciacortine, chiamate anche anfiteatro morenico frontale del Sebino. Infatti, se ci fermiamo ad osservare i muretti o le musne, quei mucchi di sassi rimossi dai campi e posti sui margini di confine, possiamo osservare che spesso provengono da formazioni rocciose della Val Camonica. Finita l'ultima glaciazione, circa. Diecimila anni fa il ghiacciaio si ritirò e il clima si fece più mite, lasciando dietro di sé dei laghi e delle zone umide chiamate torbiere. Da allora vi furono alternanze di periodi più caldi a periodi freddi. In questo momento siamo in una fase di riscaldamento in cui la regressione del ghiacciaio, oramai relegato all'adamello, è continua e veloce. Antonio Racheli, 1894 Memorie storiche di Rovato. L'amplissimo ghiacciaio, che nei tempi preistorici del Monte Tonale, scorrendo lungo un declivio di più di 100 km, passò la Valle Camonica e occupato il Sebino, si insinuò tra i colle di Adro e le montagne di Zeo. Venne finalmente a spiegare la sua fronte maestosa nella libera pianura alle falde nord-ovest del monte orfano bresciano, toccata la cima di questo amenissimo colle, tutto adorno di ottimi vigneti, è pur bello fermarsi e contemplare quel grande anfiteatro morenico che ricorda il lento discendere dell'immane ghiacciaio che ci lasciò incantevoli poggi. Qui, Ove è sì bello il cielo ed ampio l'orizzonte, a pochi chilometri da Brescia e dal lago Diseo sorge il convento dell'Annunciata. Dal monte discendono alvedi torrenti, prevalentemente asciutti, a carattere torrentizio, mentre sono presenti nelle vicinanze numerosi canali di riguo iniziati nell'antichità, fra cui la Roggia Miola e la Seriola Fusia, che nasce dal fiume Olio e si dirige ad Efte passando da Cologne a Rovato. Questa roggia, iniziata nel 1343, favorì lo scambio di merci e l'economia per la realizzazione di mulini. Inoltre, sul monte, vicino al rifugio degli Alpini di Rovato, è presente un piccolo laghetto di acqua piovana, mentre sulla pedemontana nord vi sono dei laghetti originatosi in buche scavate per estrarre argilla. Menzionata in numerosi documenti storici, sulla cresta che volge ad ovest a 150 metri sul livello del mare, si apre l'imbocco di una grotta generatasi nel conglomerato, chiamata Laca del Montorfen. Questa piccola grotta, a catasto 29 Lo, presenta un pozzo di 20 metri e una piccola camera a cui si accede per stretto cunicolo. Al suo interno presenta fenomeni di carsismo secondario. Con stalattiti e mineralizzazioni di calcite gialla. La ricerca di un posto sicuro e protetto è sempre stata una necessità primaria dell'umanità. Infatti, per la sua posizione geografica, il Monte Orfano è stato popolato sin dai tempi antichi, che vide l'insediamento di popoli migratori, numerosi i ritrovamenti di manufatti litici, fra cui punte di frecce in selce. Altre testimonianze dell'età del bronzo. IV II millennio a.C. emergono nel territorio di Coccaglio, facendo pensare ad insediamento stabile. In tempi storici la zona vide l'insediamento pacifico di colonie etrusche, dedite al commercio che ebbe termine con l'invasione celtica dell'Italia settentrionale, iniziata nel VII secolo a.C. Nella nostra zona si stanziò la tribù dei Galli Cenomani. A testimonianza del paese di Coccaglio furono ritrovate numerose tombe celtiche, tra cui una di un guerriero e probabile capo tribù. Sul monte, nella zona di Cologne, esiste una piazzola di culto druidico, denominata Castello delle streghe, mentre, secondo la tradizione, un'altra era il basamento dove poi sorse la chiesa di San Michele a Rovato, luoghi dove avvenivano riti della loro religione. I cenomani si allearono integrandosi molto con la civiltà romana, che mirava alla conquista della Gallia cisalpina e in guerra con le tribù dei Galli Insubri, stanziati al di là del fiume Adda. La guerra fu vinta dai romani nel 222 a.C. con la conquista della loro capitale Mediolanum. In età romana, la nostra terra acquistò grande importanza. Infatti, i romani necessitavano per le guerre puniche ed espansionistiche di uomini, metalli e prodotti della terra. Infatti potenziarono e migliorarono le vie di comunicazione, fra cui la strada che correva a sud del Montorfano e restro fortificazioni con la pietra di pronta reperibilità, ovvero il conglomerato del monte. Il castrum di Coccaglio e la fortezza di Rovato. Il monte Divenne un'importante zona strategico militare. Ne sono testimonianza le antiche fortificazioni presenti sul versante ovest a colonie, trasformate poi in un convento dei Cappuccini, e quelle a Rovato dove poi fu eretto il convento dell'Annunciata. I Romani provvidero anche qui alla centurazio, ossia alla partizione dell'agro pubblico in appezzamenti quadrati, affidati a coloni, solitamente veterani a riposo spesso arruolati nel nostro territorio. La Gallia Cisalpina fornirà a Cesare il bacino da cui attingere per la coscrizione delle legioni necessarie alle sue guerre, tanto che nel 49 a.C., diventato dictator concesse la cittadinanza romana. Le tracce del Centurazio sono ancora tutt'oggi visibili nel nostro territorio e il nome di colonie da Coloniae indica in questa zona la probabile presenza di diversi coloni. Alla caduta dell'Impero Romano, dal V secolo d.C., il nostro territorio subisce sconvolgimenti e distruzioni ad opera dei cosiddetti popoli barbari, quali Goti di Alarico, 401, Unni di Attila, 452, Ostrogoti di Teodorico 489, e infine l'occupazione stabile di una popolazione di origine tedesca. Con a capo il re Alboino, i Longobardi. Questo popolo di guerrieri si integrò bene nel territorio romano cristiano. I pagi romani, come quello di Coccaglio, divenirono pievi e sul monte edificarono una delle prime chiese da loro dedicata a San Michele, che, essendo armato di spada, incarnava i loro principi di guerrieri. Dal 774 furono i franchi di Carlo Magno a impossessarsi della zona e dare il via a guerre cruente per il potere e ulteriori invasioni che portarono all'erezione dei castelli sparsi in Francia Corta, alle lotte medioevali fra guelfi e ghibellini, capezzate da capitani di ventura o truppe straniere, e ad ondate le numerose epidemie di peste El il Sucot. Il nostro monte Fu protagonista anche degli scontri feudatari dei vescovi di Brescia-Bergamo sul diritto di sfruttamento delle acque del fiume Oglio. Nel Cinquecento furono i francesi che occuparono la nostra zona, accampandosi a coccaglio, da dove partivano soldataglie dedite al saccheggio e crimini violenti. Questo portò ad una rivolta spontanea degli abitanti di Rovato contro le angherie degli occupanti francesi, soffocata nel sangue e conosciuta come i vespri della Francia Corta. Alla caduta della Repubblica Veneta seguirono le campagne napoleoniche e venne fondato il regno del lombardo Veneto, che trovò nei nostri territori degni osteggiatori ispirati dai principi di libertà napoleonici. I congiurati della zona si ritrovavano sul Monte Orfano, fra cui il carbonaro Andrea Tonelli di Coccaglio, arrestato e condannato a morte, e carcerato nel famigerato Spielberg dove conobbe Silvio Pellico. Ancora oggi i principi di libertà, incarnati dai carbonari, trovano sfogo pratico lungo questo monte, percorso ogni giorno da passeggiatori e sportivi di molte discipline, che lungo le sue creste ammirano la natura e i vari segni di devozione religiosa ivi collocati nel corso della storia. Augurandovi di non smettere mai di stupirvi, vorrei chiudere con le parole del poeta Edgar Lee Masters intitolata Alexander Trock Morton Quando ero giovane avevo ali forti e instancabili ma non conoscevo le montagne Quando fui vecchio conobbi le montagne ma le ali stanche non tennero più dietro alla visione il genio è saggezza e juventude